I dolori alle mani, il dito a scatto, il decerveni, il tunnel carpale. Cosa può fare la microchirurgia? Come eliminare questi dolori spesso insopportabili? Un problema alla mano, un dolore, una diminuzione della sensibilità o l'impossibilità a muoverla correttamente. Segnali d'allarme di malattie molto diffuse che colpiscono nervi, tendini e articolazioni e che possono condurre a cure lunghe e incompatibili con le attività quotidiane. Da pochi anni però l'avvento della microchirurgia permette di trattare queste malattie in modo più rapido ed efficace. Questa paziente ad esempio soffriva di un disturbo che tocca moltissime persone, soprattutto donne, la sindrome del canale carpale. La sindrome del canale carpale è una patologia in cui si determina un'irritazione del nervo mediano a livello del polso con un'alterazione della sensibilità e progressivamente una importante perdita di forza del paziente. A volte è sufficiente l'uso di un tutore, ma in alcuni casi è necessario un intervento chirurgico, che può avvenire in day hospital, in anestesia locale, dalla durata di una decina di minuti. La sindrome del canale carpale consiste in una sofferenza di un nervo, che si chiama nervo mediano, nel suo passaggio dall'avambraccio alla mano. È un nervo che ha poco spazio, frequentemente, quindi si tratta soltanto di dargli spazio. Per questo l'intervento può essere mini-invasivo, e comportare semplicemente l'apertura di questa struttura che si chiama legamento del carpo, per l'appunto, o legamento anulare del carpo. L'accesso chirurgico è di circa un centimetro a livello della plica. Dopo aver trovato la via di inserzione del canale, posizioneremo questo endoscopio, che è una sorta di bisturi con una fonte luminosa e una lama all'apice che attraversa tutto il palmo della mano ed arriva a liberare e aprire il legamento del carpo, dando quindi spazio al nervo. Dopo l'intervento il recupero è estremamente rapido, grazie anche alla fisioterapia. Quali sono i movimenti da fare? Gli esercizi che il paziente dovrà fare sono degli esercizi molto, molto semplici, sono degli esercizi che aiutano lo scorrimento tendineo dei tendini flessori e sono questi esercizi, dovrà svolgerli cercando di arrivare fino alla fine del movimento completamente, senza però forzare tanto il movimento. La sindrome del canale carpale non è l'unica patologia a poter essere trattata con la microchirurgia. Altre malattie diffuse sono il dito a scatto e la sindrome di Decerven. Il dito a scatto è una patologia legata a un'infiammazione dei tendini flessori delle dita lunghe o del pollice, che comportano una difficoltà di scorrimento del tendine all'interno del suo canale. Dito a scatto è un nome, come dire, familiare, perché in effetti il dito, avendo uno scorrimento limitato, fa un po' clic-clac nel scendere e nel salire. Molto spesso si chiama dito a scatto, ma il dito non scatta per niente perché non si riesce a flettere e fa ancora più male. Il Decerven è una patologia legata all'infiammazione dei tendini che sollevano il pollice, che potremmo amichevolmente definire la patologia dell'autostop, e che hanno difficoltà a scorrere all'interno del loro canale in seguito a un'infiammazione. Gli interventi da fare in questi casi sono simili. L'intervento consiste nell'allargamento del passaggio, del cavalcavia, sotto cui passano i tendini, diciamo, dell'autostop. Allargando questo passaggio i tendini non hanno più attrito, il dolore diminuisce e soprattutto hanno la possibilità di disinfiammarsi. La piena funzionalità della mano è recuperata nel giro di pochi giorni e il paziente è libero di tornare alla propria vita quotidiana.